terzo ed ultimo almeno per questa stagione appuntamento per l'intitolazione di un sito, uno dei più rappresentativi della zona della Locride, alla nostra fondatrice Eunice Kennedy Shriver. Come abbiamo fatto a Roccella, a Gioiosa Marina, anche qui come vedete tutta la zona è circondata dalle bandiere e dagli striscioni Special Olympics, una grande festa per una grande donna. Naturalmente un ringraziamento doveroso al sindaco, all'amministrazione e in modo particolare all'amica Domenica Bumbaca, che si è veramente prodigata perché tutto questo si realizzasse. E concludiamo veramente con il botto per quel che riguarda le autorità che finora ci hanno accompagnato, perché abbiamo l'onore di avere il presidente della regione, che è l'amico dei girasoli, Nino Spirlì. Lo stiamo attendendo e tra poco avrà inizio la cerimonia. Certo che stiamo bene. Hai visto che anche sono tutti amici tuoi, no? Allora, cominciate a giocare adesso? Facciamo le gare? Sì. Vincenzo. C'è mio marito anche. Buonasera, come va? Io bene. Tutto bene, tutto a posto. Grazie. No, ci mancherebbe, fa molto piacere. Allora, molto piacere, ciao. Venire incontro. Io sono molto contento, ogni volta che sono qui insieme ai ragazzi mi sento veramente rinato, perché la loro genuinità, la loro spontaneità, questo affetto che mi dimostrano sempre assieme ai loro genitori, assieme agli organizzatori, devo ringraziare Emma Circosta Lombardo, ma tutti i genitori che l'altra volta sono venuti a trovarmi in cittadella, oggi siamo qui al lungomare di Locri, ci siamo visti lo scorso anno, insomma sono delle visite che ormai ci scambiamo anche con una certa abitudine, e questa è una cosa molto bella. Sono contento veramente, peraltro l'abitudine di essere insieme alle istituzioni e l'abitudine delle istituzioni ad essere assieme a tutti i cittadini con ogni differenza, questa è una cosa molto importante. Credo che sia atto e segno di grande maturità comune. Oggi qui ad inaugurare uno spazio sportivo e ad intitolarlo credo che sia dovuto, è un atto dovuto e anche un grande piacere, e soprattutto pensare che sarà soprattutto utilizzato da loro, dai nostri girasoli, è ancora più, è un motivo in più di grande soddisfazione e di grande piacere. Ecco questo. Benvenuti a questa terza intitolazione, con la quale chiudiamo poi, almeno per adesso, le intitolazioni. Vuoi dire qualcosa, Edoardo? Saluta. Ok, benissimo. Allora, ecco. Forza Edo. È un saluto fatto da un atleta Special Olympics. Ringrazio innanzitutto il padrone di casa, il sindaco, anche l'assessore Bumbaca e tutta quanta l'amministrazione, perché ha accolto la richiesta formulata dal direttore provinciale Giuseppe Lombardo, che purtroppo anche stasera non è presente perché impegni di lavoro lo tengono lontano. Comunque manda un saluto e un abbraccio ai girasoli e un saluto naturalmente alle autorità. Le saluto più affettuoso da parte dei girasoli è rivolto al presidente Spirlì, che i girasoli hanno avuto occasione di incontrare non molto tempo fa alla cittadella Iole Santelli, e il presidente ha dedicato quasi l'intera mattinata a loro, l'intera mattinata
suscitando anche la commozione degli atleti e dei genitori per l'affettuosità con la quale sono stati accolti. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio i genitori e volevo sottolineare per definire qual è il processo che noi stiamo seguendo di inclusione dei nostri ragazzi, volevo che indirizzaste gli sguardi al tecnico che stasera gestisce server e tutto, e tutto il resto. E Vincenzo Di Chiera, per tradizione familiare, svolge questo lavoro, però d'ora in poi lui sarà il nostro tecnico che gestirà. E speriamo che altri atleti acquisiscano altre abilità e riescano ad inserirsi nel mondo del lavoro, che poi è il nostro obiettivo. Questi obiettivi non li potremo mai raggiungere se non avremo il vostro appoggio, e quanto prima verremo a bussare alle vostre porte perché abbiamo delle richieste immediate, ma di questo parleremo in un secondo momento. Per adesso godiamoci la serata. Grazie infinite, passo la parola al padrone di casa. Un abbraccio a tutti voi, grazie anche al presidente di Nostri per essere qui con noi questa sera. Non c'è bisogno di bussare, non abbiamo più le porte al comune, le abbiamo tolte, che noi si entra direttamente, la porta è sempre aperta, lo sapete, e siamo contenti, siamo incontrati appena avete realizzato i girasoli qualche anno fa, e siamo contenti degli ottimi risultati raggiunti in così poco tempo, grazie alla sensibilità delle istituzioni del territorio, che hanno capito l'importanza, la funzione sociale di questa attività, e grazie a lei, dottoressa, per questo impegno, insieme a tutte le famiglie, insieme a tutti questi fantastici ragazzi. Saluto l'assessore Accursi e il presidente Maglio che sono qui con noi, ma un grazie lo devo rivolgere a Domenica Bumbaca. Domenica Bumbaca, attivissima, che ci tiene tantissimo e merita veramente un applauso, e applausi anche, ma soprattutto a lei, che è quella che ha spinto per questa titolazione che abbiamo accolto subito di buon grado senza neanche pensarci due volte, e soprattutto per l'impegno come assessore alle politiche sociali che sta portando avanti insieme al comune, insieme all'ambito territoriale, presidente di quello che è comune capofila dell'ambito sud che va fino a Palizzi, dove abbiamo raggiunto anche lì importanti risultati grazie anche a finanziamenti regionali e ministeriali. Abbiamo reperito in questi anni oltre 10 milioni di euro che stiamo spendendo nel sociale, andando incontro a quelle che sono le esigenze sociali di tantissime famiglie. Grazie ancora, un abbraccio e una buona serata. Assessore. Sarò molto breve perché io ho voglia di vedere i ragazzi giocare dopo, ovviamente, che andremo a scoprire la targa. Un ringraziamento lo faccio ad Irma, noi ci siamo incontrati quest'estate per due occasioni molto importanti, quale la presentazione del libro Io Siamo, un libro che parla di moltissime storie di volontariato, e io dico che ogni giorno che loro fanno un'attività, scrivono sindaco, presidente, presidente Fuzioni, loro dedicano tutto il loro tempo e soprattutto scrivono una pagina di questo libro. E oggi è una bella giornata per Locri, io voglio ringraziare i girasoli della Locri, il movimento Special Olympics, e permettimi di ringraziare l'Eutimo Basket, con il quale l'amministrazione, quindi chiederei un applauso a Roberto, ma a tutti agli educatori, perché oggi il termine forse allenatore per chi non vive sui campi si sminuisce, in realtà loro sono allenatori, educatori e animatori. Con Roberto abbiamo fatto tantissime attività, non c'è bisogno insomma oggi che le raccontiamo, però attraverso quello che è un patto di collaborazione che il comune di Locri, e questo è un vanto per noi come amministrazione, grazie anche all'intuito del vice sindaco Fontana, aver instaurato questi patti di collaborazioni anche con le associazioni di volontariato, anche con enti privati, la possibilità che questo campo venga gestito da un'associazione è una grande cosa, perché poi da lì nasce quello che è poi l'opportunità anche per i girasoli della Locride. Tra l'altro Roberto è uno degli istruttori di basket, quindi nasce questa opportunità. E i girasoli, quando ci è stato chiesto per cosa potete intitolare alla Shriver, alla fondatrice del movimento Special Olympics a Locri, ho detto io non strade, assolutamente lo spazio che già i ragazzi vivono, e quindi l'opportunità che quest'area di campo basket possa essere intitolata
è una grande cosa sia per il movimento Special Olympics, soprattutto per la città, dove quando passano le persone, il sindaco è bello vedere, a parte che comunque dalla mattina, quindi all'alba, vediamo i ragazzi che si allenano fino alla sera, e poi questa bella carovana gialla, vederla che si allena è un qualcosa davvero di emozionante. Grazie Irma, grazie a tutti voi. Beh, per me è sempre una gioia incontrarci, e questo ulteriore appuntamento, buonasera a tutti, grazie sindaco, grazie ad assessore, ma grazie ad Irma che è un motore, a tutti voi genitori, gli istruttori e gli educatori, tutti voi a fare questa grande famiglia assieme ai ragazzi e alle ragazze e alle istituzioni che vi sono vicine veramente. Io vi dico, è cambiata un po' l'aria, voi l'avete vista, è cambiata un po' l'aria in regione. Da qualche mese, da un mese e mezzo circa peraltro, la regione Calabria, per una decisione che ho voluto condividere con la giunta, la regione Calabria ha chiesto ed ottenuto la presidenza della commissione politiche sociali in conferenza delle regioni. Questo significa che la regione Calabria si è auto obbligata ad essere la capofila nazionale per quanto riguarda le politiche sociali. È una piccola furbata che ho utilizzato per fare sì che le politiche sociali diventassero in Calabria il fulcro e il centro dell'attività della regione. Se noi l'avessimo lasciata ad un'altra regione, sarebbe stata quella ad essere obbligata ad essere la prima della classe. Siccome io mi rendo conto che le politiche sociali, mi sono reso conto che le politiche sociali in questi anni hanno un po' difettato, ma questo lo sappiamo e lo sapete tutti quanti voi, abbiamo considerato questo fatto e con la giunta abbiamo chiesto proprio la presidenza della commissione proprio delle politiche sociali. Cambierà e dovrà cambiare molto, perché questa è una cosa che durerà negli anni e quindi dovremo guadagnarci il rispetto delle altre regioni, volenti o nolenti. Questa volta io direi volenti, perché questa è la verità. Quindi è importante che si alzino le voci dei territori, che si alzino per proporre. La regione ha bisogno di crescere insieme con voi, perché a volte si può anche pensare di, e non bisogna vergognarsi di dire non so, e quando non si sa ci si informa da chi sa, e siccome le specificità sono tante è bene che gli specifici propongano e lavorino insieme, così non si arriverà mai a dover urlare sotto le finestre, di dover bussare alle porte che peraltro, come dice il sindaco, non esistono. Io ho avuto il grande piacere di condividere quella giornata in presidenza con tutti quanti voi, è una cosa che, una sensazione che è rimasta negli uffici, perché siete colorati, siete festosi, e quindi fortunatamente questa cosa oggi in quel palazzo piace. L'austerità non ci interessa, non è quella a cui aspiriamo, e questa condivisione festosa, quella a cui aspiriamo, con i girasoli e con tutte quelle meravigliose diversità, ognuno è diverso dall'altro, e questa è la cosa più importante, che se lo diciamo poi dobbiamo però saperlo essere, perché a volte diciamo dobbiamo rispettare le diversità, però poi pretendiamo da chi è diverso che si omologhi, e questo non è una cosa buona. Noi non ci omologheremo mai, se non nel fatto che ci piace, che piace a tutti noi, e in questo ci omologhiamo, che ognuno sia diverso dall'altro, perché la benedizione è proprio quella, che ognuno sia diverso, differente dall'altro. Questa ricchezza ci fa ricchi, ma dobbiamo dirla e viverla, perché altrimenti non funziona. Io vi ringrazio, grazie Irma, non sarei mancato per tutto l'oro del mondo ad uno degli appuntamenti, perché come sai veramente lì hai visto come funziona, è veramente una sorta di continuo forno al lavoro, vieni. E quindi siamo sempre impegnati in tante cose, però non sarei
mai mancato ad uno degli appuntamenti, considerate che io abbia partecipato a tutti, perché col cuore sono sempre con voi. E poi siete incredibili, ogni volta che sono qui mi scappa la lacrimuccia, che devo fare? Sono un frignone e pazienza. Grazie. Grazie alle autorità e grazie anche a Domenica che mi ha ricordato che non solo Roberto come tecnico, ma anche tutti gli altri tecnici, perché molti tecnici sono anche genitori, quindi per loro diciamo che è quasi un dovere assistere non solo i loro figli ma anche gli altri, però ci sono tanti giovani tecnici che dedicano il loro tempo ai nostri ragazzi e non è neanche facile spesso lavorare con loro, ma lo fanno con tanto amore e con tanta dedizione che veramente la mia è stata una grave dimenticanza, ma loro lo sanno quanto tutti noi genitori siamo obbligati nei loro confronti, quanto li amiamo, li stimiamo, li consideriamo e siamo orgogliosi di avere un gruppo di tecnici che veramente funziona molto bene. Adesso diamo inizio alla cerimonia cominciando con l'inno. Grazie. Tutto quello che è l'attività Special Olympics a livello nazionale, questo è il gagliardetto che sicuro metterà nella... Gira qua, Nino, ma guarda qua. E con dietro scritto quello che è il giuramento dell'atleta. Mettilo insieme. Aspetta un attimo.